Sei mai stato un po' troppo insistente? No, io mai, perché per me io sono talmente distaccato dall'obiettivo che preferisco un no, così preferisci mi occupo d'altro. Preferisci un no? Piuttosto che un traccheggiamento, quindi sono istantaneo. Tu hai mai messo... Se la Innocenzi mi dice di no, io non la guardo più e vado da un altro. Ma se... Istantaneo. Proprio. Sì, però te la faccio una domanda, non è una domanda volgare, è una domanda seria. Sì. Tu hai toccato una donna senza che chiederle il permesso? C'è una fase, questo l'ho detto anche in un dipinto ferrarese bellissimo di Schifanoia, c'è l'azione che si chiama avance. Sì. L'uomo bacia la donna e poi intanto mette una mano fra le cosce. Io ho vissuto l'esperienza al contrario con Amanda Lear, che in una serata tempestosa, dopo lo spettacolo, vede nel mio cabinino e mi toccò lei. Capì allora che ero un maschio. Io non ho mai visto una donna che mi ha toccato prima che io toccassi lei. Cioè è una... Adesso non so che pratica abbiate voi, ma la donna ha un tempo tra i 20 minuti e i 2 giorni di decidere. Tu procedi, quindi prima la baci, poi cominci a toccarla. Intanto diciamo che c'è una fascia come merceologica, cioè il bacio è facile, i seni un po' meno, la parte inferiore viene data in un secondo tempo. Io dico, ma perché? Il bacio è altrettanto intimo che su quello c'è un rallentamento dell'azione. Certo che quell'azione tu devi capire che alla fine finirà a tuo favore. Se la resistenza è molto forte è il momento in cui devi andartene, ma questo è normale. Se tu devi pensare che è solo un fatto dialettico e non devi fare nulla, come da adesso in avanti faremo... Perché non faremo più nulla, dici? Non faremo più, non faccio più niente da un pezzo. Però devo dire, le donne sono molto insistenti nel loro stalkeraggio, insopportabilmente insistenti, messaggi, eccetera. L'uomo che abbia un minimo di uso delle cose si deve ritirare quando capisce che c'è un diniego. Deve valutare, ma è difficile, se quel diniego sia... un diniego strategico o sostanziale. Certo. Quello è il problema. Adesso non facciamo più niente, per cui voglio, o sì, o no. Voglio.